L'informale negò ogni tipo di forma e con essa la conoscenza razionale che ne deriva. Il termine informale è stato coniato dal critico francese Michel Tapie per descrivere un tipo di pittura astratta spontanea diffusa tra gli artisti europei. Per sua stessa natura non fu un movimento omogeneo, ma raccolse tendenze svariate e a volte opposte. All'interno dell'informale vi furono diverse matrici che trassero origine soprattutto dal movimento Dada, dall'espressionismo e dal surrealismo. Da questo mix esplosivo scaturì un'arte ironica e provocatoria, costantemente tesa a negare qualsiasi valore a ogni attività che prevedesse il filtro della ragione. Passioni, tensioni e disagi devono esprimersi in maniera del tutto libera, spontanea e violenta, fuori da qualsiasi schema precostituito e contro ogni regola normalmente accettata. Esponenti dell'arte informale furono gli italiani Alberto Burri, Lucio Fontana e il tedesco Wulz, pseudonimo di Alfred Otto Wolfgang Schulze, che fin dagli ultimi anni della guerra si avvicinò alle tematiche informali. Lo statunitense Jackson Pollock è un artista informale, ma anche Mark Rothko e Willem de Kooning, giusto per citare gli artisti più celebri. Si sviluppò nel decennio fra gli anni 50 e 60 del Novecento e si pose in contrapposizione con qualsiasi cosa avesse una forma, sia figurativa che puramente astratta. L'informale non fu solo un fenomeno europeo. Molti e interessanti furono i risvolti informali che maturarono sia in Giappone che negli Stati Uniti. L'arte informale americana si identificò con la cosiddetta action painting, che si può forse tradurre in pittura d'azione. Si sviluppò nel primo decennio del dopoguerra e per le caratteristiche che assunse venne anche chiamata espressionismo astratto perché in essa racchiuse la violenza espressiva e l'assenza di forme riconoscibili. L'arte informale, più o meno consapevolmente, fu la risposta artistica che l'Europa diede alla profonda crisi morale, politica e ideologica conseguente agli orrori messi in luce dalla Seconda Guerra Mondiale. Un taglio netto con il passato. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!